Sta cambiando un po' in questo momento, perché certamente ci sta Bruno che rassetta tutta in strada e mantiene la pulizia. Il quartiere sta cambiando dalla compagnia che hanno messo in po', cioè sono 2 o 3 mesi che le istituzioni sono proprio presenti qua. La lotta alla criminalità qui al Parco Verde di Caivano passa anche per lo sport. Com'è nata l'idea? L'idea è nata grazie a Fondazione Con il Sud, con un bando che ha promosso e che noi abbiamo partecipato, che si chiama La Bellezza Necessaria. Questo campo è regolamentare, è 32 metri per 20 e si fanno attività di basket, pallavolo, calcio e tennis. Coinvolti gli abitanti di Viale dei Tulipani. Abbiamo portato le piante, abbiamo messo i copertoni, l'abbiamo dipinta tutta con le nostre tasche, quello che possiamo. Dopo il campetto di calcio all'ingresso del Parco Verde, l'associazione Infanzia da Vivere ha messo a disposizione di altre 140 famiglie un'oasi di verde, punto di riferimento di piccoli e adulti. Creare bellezza dove non c'è mai stato. Dove non c'è mai stato, dove i bambini hanno sempre vissuto su strada. Invece la bellezza, i colori, le piante che la forestale ci ha donato. Si punta anche alla raccolta differenziata, che oggi in alcuni viali è al 30%. Non sappiamo dove smaltirlo, possiamo anche pulire, ma dove lo mettiamo tutto questo materiale? Questa è la richiesta che abbiamo fatto al comune. Avete segnalato? Assolutamente, abbiamo segnalato noi, l'ha segnalato il comandante dei carabinieri, stiamo in attesa che le istituzioni possano intervenire. Rispetto e regole condivise in un quartiere, il Parco Verde, noto come la più grande piazza di spaccio d'Europa.